di legno, circondata da ogni lato dal mare, una terra disabitata, non calpestata da piede umane. Neoptolemo, figlio di Achille. È qui che io un giorno, per ordine dei capi, sbarcai l'eroe maniaco, Filotteto, figlio di Peante, consumato dalla sua malattia. Non potevamo più attendere sereni a sacrifici e libagioni, sempre quello riempiva il campo dei suoi urli selvaggi e denti, gridando e gemendo. Ma a che serve parlarne? Rischierei di rovinare tutto il piano col quale conto di catturare il resto. Ora il tuo compito è di fare il resto, e individuare una caverna a due ingressi. D'inverno ci si può sedere esposti al sole da entrambi i lati, ed estate la brezza concilia il sonno soffiando per le aperture. Avanza in silenzio e fammi cenno se l'uomo abita ancora in questi luoghi. Poi potrò continuare il mio racconto e insieme agiremo in comune accordo. Ci sarà tempo per sembrare giusti, ma ora almeno
immortale. Figlio di Laerte, ciò che mi pesa sentire, tanto più odio metterlo in pratica. Per mia natura non attendo nulla con stratagemmi maligni, non sono così, e non lo era nemmeno mio padre, mi dicono. Piuttosto sono pronto a buttare via quest'uomo con la forza, ma con l'inganno no. Del resto, se può contare su un piede solo, non potrà opporsi a voi come noi. Sì, sono stato mandato qui come tuo aiutante, ma mi vergogno a farmi chiamare traditore. Preferisco fallire da onesto, signore, piuttosto che trionfare da malvagio. Ah, figlio di Achille, anch'io quando ero giovane ero lento di lingua e veloce di mano, ma ora, alla prova dell'esperienza, vedo che tra i mortali è la lingua e non l'azione che governa ogni cosa. Quindi mi ordini di mentire? Sì, ti dico di prendere Filottete con l'inganno. Perché con l'inganno e non con la persuasione? Non si lascerà convincere e con la forza non riusciresti a prenderlo. Una forza così terribile? Sì, armi infallibili e letali. E non ci si può nemmeno avvicinare? No, a meno di prenderlo con l'inganno, come dico io. Ma non pensi che sia vergognoso mentire? No, se la menzogna salva la vita. Con che coraggio si può dire questo? Quando si fa qualcosa per guadagno, non è il caso di vergognarsi. Ma che guadagno ci sarà per me se lui viene a Troia? Le sue armi soltanto distruggeranno la città. E non dicevate che sarò io il distruttore di Troia? Non tu senza le armi, né le armi senza di te. Se è così, bisogna dargli la caccia. Sappi che se lo fai, vinci due premi. Quali? Se me li dici, non mi rifiuterò. Sarai chiamato insieme saggio e valoroso. E sia, lo farò, senza nessuna vergogna. Ricordi allora i consigli che ti ho dato? Stanne certo, ormai ho accettato. Io me ne torno alla nave per non farmi vedere. Manderò indietro la sentinella e se mi sembra che stiate perdendo tempo, la invierò di nuovo qui, vestita da mercante. Figlio, parlerà con Arte. Tu cerca di cogliere l'utile in quello che dice. Io me ne vado e lascio questa impresa nelle tue mani. Hermes, signore degli inganni, guidaci, e anche tu, Atena, che sempre mi protegge. Che cosa devo fare? Straniero in terra straniera. Cosa nascondere, cosa rivelare a un uomo pieno di sospetto? Guidami! Astuzia per la sua alta astuzia, e chi possiede la divina autorità della scelta di Zeus, dopo la luce dell'intelletto. Questo antico potere è quanto su te si è usato. Volgi lo sguardo con coraggio. Quando giungerai i temibili abitanti di questa dimora, avanza il mio cielo e fa ciò che il momento richiede. In quale infante risiede? Non devo sapere. Così, se compare da qualche parte, non mi sorprenderà. Qual è il luogo uguale a sé? Dove muore su passo? Al doppio ingresso, dov'è il suo cecchino di pietra? Dove mai si è allontanato?
solamente chiaro. No, non ne so nulla. Guarda.
poco mi procurano tutto, tranne il riposo della mia malattia. Nessun marinaio si avvicina a quest'isola di sua volontà. Non c'è approdo, non c'è luogo dove si possa commerciare o ricevere ospitalità. Nessun uomo assennato vi fa rotta. A volte capita che qualcuno vi sbarchi per sbaglio e questi a parole mi esprimono la loro pietà e talvolta mi danno anche dei vestiti e un po' di cibo. Ma nessuno mai ha voluto salvarmi e riportarmi a casa. Sono 10 anni che marcisco in rovina, nutrendo una fame di disgrazia questa vorace malattia. Questo hanno fatto gli atridi, questo ha fatto il violento Odisseo. E gli dei dell'Olimpo implicano loro la sofferenza che possa vendicarmi. Sento che anch'io avrò pietà di te. So che ciò che dici è vero, perché anch'io ho assistito alle azioni malvagie degli Atridi e alla prepotenza di Odisseo. Anche tu hai motivo di rancore verso gli odiosi Atridi? Quali torti hai subito? Figlio di Teante, anche se mi pesa, ti spiegherò l'offesa che ho ricevuto da loro. Quando Achille morì,
si deve pensare. Come poter essere d'accordo quando anziché poterlo dare gli interi scalavaggi? Sarò ben attento in futuro a stare lontano dagli aprivi e da Troia dove il peggiore prevale sul migliore. No, non seguirò mai questa gente. La rocciosa Sciro sarà più che sufficiente. Thank you.
ringrazio di queste attenzioni. Dimmi dunque, qual è questo nuovo intento dei greci nei miei confronti? Il vecchio Fenice, figli di te, sono diretti al tuo insegnamento. Ah, per portarmi indietro a forza o con la persuasione? Non lo so, riferisco solo quello che sento. E come mai non è stato Odisseo a portarmi questo messaggio? Con qualche timore lo tratteneva? Diomede erano diretti verso un altro, proprio me.
Ora per muore la prosperità e sa grande portata miseria, una nave lo produce.
Sembra già che si sia alleggerito. Yeah!
lascia più stare in piedi. Thank you.
vita! Portarmi a casa e invece mi conduce a Troia! Mi aveva dato la mano mentre giurava!
quali inganni mi hai raggirato! Ti sei fatto scudo di questo ragazzo, lui non faceva altro che seguire i tuoi ordini e anche ora si tormenta per le sue colpe e le mie sofferenze! Tu con la tua mente perversa lo hai ammaestrato ad essere un abile scellerato, mentre lui per natura non lo era! Ne voleva diventare un miserabile! Ora pensi di legarmi le mani e di portarmi via da quest'isola dove un tempo tu mi hai gettato solo per l'aiuto della civiltà, morto tra i vivi! Muori! Quante volte ho espresso questo augurio di te e non concedo mai nulla di buono! Tutti quanti la vita io sono deriso da te e gli amici di Atreo! E ora? Perché mi prendete? Perché mi portate via? Già da tempo per voi io sono morto! Perché ora per te, miserabile, non sono più uno zoppo fetido? E i vostri animatori? Come potrete farli se vengo con voi? Con questa scusa mi avete abbandonato! Possiate morire! Eh sì, morirete per i delitti commessi contro quest'uomo qui! Se io ti venissi morto, mi sembrerebbe persino di poter guarire dalla mia malattia! Avrei molto da rispondere, se ne avessi il tempo. Ora mi limiterò a una cosa soltanto. Quando servono uomini con certe qualità, quell'uomo sono io. Io alla fine devo sempre vincere. Ma per te voglio fare un'eccezione. Del resto cosa ci serve? Abbiamo l'arco. Nel nostro campo c'è Teucro che lo sa maneggiare. E anch'io credo di potermela cavare. A che ci servi? Goditi pure le passeggiate per la tua Lenno. E presto il tuo dono potrebbe dare a me un onore che sarebbe aspettato a te. Quindi ti batterai con i greci del mio arco! Anche tu, figlia di Achille, te ne vai senza dirmi più nulla! Muori tu! Non voltarti guardarlo, o finirai per sprecare i favori della sorte a furia di fare il cuore nobile! E anche voi vi abbandonate! Non avrete compassione di me! Le sue risposte sono anche le nostre!
rivolgi le tue odiose maledizioni contro altri. Ora, seduto sulla riva del mare, starà ridendo di me con l'arco tra le mani. Arco strappato dalle mani che ti hanno tanto amato. Ora sei nelle mani di un tessitore di inganni. Vedrai le trame meschine, il volto odioso del tuo nemico, i mali infiniti che nascono dalla sua mente nefanda. Presto morirò, stroncato dalla fame. Stante, sfuggi al tuo destino. Questa sofferenza non ti abbandonerà mai. E tu? Imparerai mai a sopportarla? Un'azione giusta è meglio di un'azione saggia. Come può essere giusta? Voi dall'indietro
della spada? Farò lo stesso, vedrai! Basta! Tornerò al campo degli Achei, riferirò tutto! Avrai la tua punizione! Portami a casa e resta.
niente di ciò che dico ti convince. Meglio allora che io la smetta di parlare e tu continui a vivere come già vivi, senza speranza! Sì! Lasciati, io soffro quanto devo soffrire. Ma tu, portami a casa. Non indugiare più. Fallo per me. E ti prego, non ricordarmi più Troia. Io ho già pianto troppe lacrime. Se vuoi, partiamo. Ora ti dimostri degno della tua nobiltà. Ma io come sfuggirò alle accuse dei greci? Non preoccupatevi. E se venissero a saccheggiare la mia terra? Io sarò al tuo fianco. Come ne sarai da lì? Con l'arco sacro di Eracle impedirò loro di avvicinarsi. Se davvero vuoi agire così, allora dì addio a questa terra e vieni con me. La devozione non muore con gli uomini.